Forza ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon. Allora, diciamo che questo video lo sto registrando dopo le 8 di sera per un motivo molto semplice, perché dopo le, diciamo, dopo le 20 ci sarà un evento. Ovvero, cioè questo evento è quello di Rotom, che è un Pokémon che assolutamente voglio catturare. Allora, innanzitutto vado a prendere lo strumento lì. Ora appena entro, un Cricetut che manderò KO, perché i Pokémon normalmente li catturo off camera, a parte quelli che andranno in squadra, e comunque i leggendari. Troviamo pure Etere. Allora, tanto per fortuna gli repellenti ne ho. Ok, troviamo una caramella rara. Cestino di rifiuti vuoto. Pure quest'altro. Ok, quello non dice nulla. Pure il cesto, quest'altro vuoto. Figli ci dicono qualcosa? No, a quanto pare no. Ok, sì, ricordavo che c'erano idee. Gli selvatici qui. Però direi di mandarlo KO lo stesso, perché se almeno lo porto al livello che voglio e troviamo una grande perla. Intanto uso un altro repellente. Vediamo. Se qui ci fa vedere qualcosa. Ok. Troviamo un dolce shadow. Ok, ora manca solo da vedere l'altra stanza. Ok, e sono rimasti solo 3 repellenti. Ok, quest'altra stanza è buona. Ok, partiremo semplicemente dalla prima. Ok, troviamo un sostituto. Che poi... cacchiarola, che poi se ignorate bene il quadro, questo qui in alcuni momenti sembra quasi che non ci osserva, mentre in altri si vedono gli occhi. Ok, sono rimasti solo 2 repellenti, infatti ora appena avrò la possibilità andrò vedere tutto. Ok, vicino a quel televisore appunto incontreremo Rotom. Vediamo, speriamo di non mandarlo a niente che io ho. Cioè basta, cioè, l'importante non è che a niente io, basta non lo mandiamo KO. Ok, direi usare la Premier Ball. Allora, gli unici Pokémon a cui non darò il soprannome saranno i leggendari. Quindi, una volta che sarà catturato, appunto, la, diciamo, la,
Il soprannome non mi verrà dato, ok. Ok, soprannome per Rotom. Ok. A quanto pare l'antico Shadow l'abbiamo esplorato. Ok, mi sbrigo. Ok, volevo dire mi sbrigo a uscire, invece non ci sono riuscito. Ok. E a quanto pare... No, non voglio incontrare selvatici. Ok, ora depositerò Rotom. No, ho sbagliato. Allora, diciamo piano piano sto allenando ultimamente pure i Pokémon che ho nel PC, perché così da far evolvere e da, diciamo, da ricompletare quanto prima il Pokédex. Allora, qui dietro dovremmo un MT, se non sbaglio è... Sì, è furto, ok. Sto dicendo, volevo essere sicuro prima di dire una cavolata, però mi ricordavo abbastanza bene, cioè mi ricordavo bene le MT che si trova lì. Ok, incontriamo un bell'occhio. Però ok, ne abbiamo, incontriamo sempre due in teoria di Pokémon, cioè di allenatori. Allora, intanto comunque l'obiettivo mio è mandarli, cioè allenare il più possibile a squadra. Ok, Zubat è una roba poco, perché almeno prima della prossima medaglia portarli al livello 25, 24 o 26 se riesco. Ok, troviamo una velocità X, non serve. Ok, se ogni tanto comunque mi senti tossire, che magari magari capita che mi scordo di cioè mi sfugge qualche qualche volta, qualche colpo d'osso del video, comunque non vi preoccupate, comunque sono appena appena influenzato. Però nulla di grave. Allora, vediamo se riesco a portare. Ok, mi ha pure avvelenato. Ok, incontriamo le Meow, che ci porterà Flamellello 23. Allora, direi di approfittare per curare Flamella. Usiamo una sorpozione e gli diamo la caramella rara. Ok, turbo fuoco non mi interessa come mossa. E diciamo per il momento Flamella è già a posto. Ok, altro allenatore.
No, volevo usare appena. Ok, altro allenatore, mandalo KO. Ma mi sa che erano solo quelli che erano a coppia. Allora, intanto mando KO a lui. Ok, in due mosse bastato per mandarlo KO. Ok, qui intanto ottengo due strumenti, un coccio blu e un rivitalizzante. Perfetto. Vediamo con lo strumento, non è un upgrade. Ok, che serve per far evolvere Porygon. Ok, ci manda in campo Zubat. E ci permette di salire livello 22. E ci manda Skantank. Era pure molto... era pure forte come Skantank. Livello 23. Diciamo sì che era abbastanza... Ok, direi andare di assorbimento almeno. Allora, vediamo un po'. Direi di usare il rivitalizzante, ci è rimasto su Volano. Allora, tutto colpo quindi non mandano voi. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, ragazzi, mi sarà appena interrotta la registrazione. Però, per fortuna, se a quanto pare è rimasta... Cioè, mi sono accorto appena in te, cioè appena era finita, me ne sono accorto subito. Però diciamo che la cosa al momento non interessa più di tanto. Allora, la prima cosa da andare a fare è quella di andare a curare la squadra. Perché così ora vado. Ok, otteniamo pure l'uovo di Pokémon. Ok. No, volevo andare in borsa. Però lo metto davanti così su internet lo sapevo, avevo letto e so che si dovrebbe schiudere meglio. Ok, abbiamo ottenuto la bicicletta. Ora direi andare a fare sia vendite che compere. Allora, sostituto sicuro non mi serve, neanche uscita X. Allora, devo fare compere, ovvero devo comprare qualche repellente. No, non 21. Ok, penso che 8 possano bastare. E tu vendi qualcosa di acqua e coleottero? Sì, magari qualcuna me la acquisto. Allora, diciamo che
per oggi l'episodio lo chiuderò qui, ovvero con parlando con questo tipo che è anche il padre di Lucinda, che ci dà il condividi esperienza, che è molto molto comodo, in modo che diciamo, invece di fare il trucchetto dello scambio dei Pokémon per far livellare tutte, non c'è bisogno di fare questo. Quindi grazie a condividere esperienza. Allora, direi che per questo video è tutto. Spero il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.